quello che noi facciamo oggi è, in qualche modo, io lo ritengo un atto dovuto da parte degli ingegneri veneziani. Questo è il titolo del mio intervento, proprio rispetto a un personaggio che vogliamo valorizzare e riscoprire, anche secondo quello che ha detto adesso Mariano, cioè riscoprire sarebbe molto interessante. E quindi rendiamo omaggio a un grande collega. Dico due cose, scusate. Io quando ho cominciato a lavorare a Venezia, mi sono procurato una serie di testi storici per conoscere la storia dell'ambiente in cui andavo a prestare la mia opera. Uno dei primi libri che ho avuto nel mio studio sono stati i famosi quattro volumi delle Venezia dei secoli di Eugenio Mionzi, che sono rimasti là perché sono stati, diciamo, una sintesi della storia, dell'arte, dell'ingegneria, dell'architettura di Venezia. Mi verrebbe quasi a dire, ma non vorrei essere frainteso, una sorta di bignami, ma non i bignami che noi tenevamo in tasca al liceo, ma bignami nel senso, quattro volumi, non sono pochi, rispetto a tutto quello che è stato scritto su Venezia. E quello era proprio veramente una sintesi di tutto. Importante, secondo me, per chi opera a Venezia, credo che tutti gli studi di Venezia tecnici abbiano quel testo, avessero, ma credo che abbiano ancora. Devo dire poi, Mionzi, secondo me, c'è stato un grande silenzio poi nel tempo. Io ho scoperto che noi come collegio nel 2001 abbiamo fatto un convegno però sui ponti, in cui è entrato anche i ponti Mionzi, però avevamo visto un po' i ponti, dai ponti romani ai ponti più recenti. Non so, no, allora trattava ancora non so, per dire tutta la storia. Quindi Mionzi è stato toccato solamente di striscio. Ecco, porto un'altra esperienza, sempre collaborando con l'Ateneo Veneto in questa sala, abbiamo partecipato, e qui sono anche un po' testimoni vicino a me, abbiamo partecipato in varie occasioni alle commissioni del Premio Torta. Il Premio Torta per il restauro di Venezia, cosa che abbiamo celebrato due settimane fa. Devo dire che in quell'ambito il nome di Mionzi è venuto fuori insistentemente, però era difficile in quell'ambito trovare una collocazione per Mionzi, però è rimasto in memoria. E devo dire che in corrispondenza del 40° della morte, cioè nel 2019, si è accesa una lampadina. Quindi devo fare anche una citazione e un ringraziamento. Ho già citato Tiziano Biasioli, che dopo lo vedrete, è l'autore, il regista, autore di quel filmato, il quale è stato una scintilla, secondo me, perché a me è piaciuta molto la sua figura, una persona, come dire, curiosa, come sono curiosi gli ingegneri d'altra parte, però di fuori del nostro ambito, il quale andando in giro per la provincia di Belluno, credo, ha visto a un certo punto, girando per la strada, ha visto certe opere d'arte ricorrenti e si è interessato, si è incuriosito, è venuto fuori il nome di Mionzi. Poi è venuto a Venezia, si è un attimo orientato e ha trovato Mionzi un po' da tutte le parti. Quindi devo dire che quindi si è presentato e dice si potrebbe fare. È stata la scintilla, se vogliamo, che ha innescato anche proprio fisicamente tutto quello che siamo arrivati a fare oggi. Il materiale che è stato raccolto è vastissimo, non so se ci fermeremo qua. Io ecco, estendo i ringraziamenti a questo punto all'archivio progetti dell'Istituto Universitario di Venezia di Architettura e anche all'archivio fotografico del Comune di Venezia che ci ha concesso poi ci ha permesso il materiale che oggi vedrete. È stato detto che abbiamo messo insieme un po' di amici per questo evento che hanno, credo, gradito con grande entusiasmo a venire qua a raccontare la loro parte, proprio per dare la dimensione di un uomo dalle mille risorse. Qui si è interessato di mille cose diverse. Tanto è vero che a me preme dire che personalmente vedo in Mionzi due cose fondamentali, due aspetti caratteristici: la pratica, quindi la concretezza, una persona dotata a risolvere i problemi. Per me è
il prototipo dell'ingegnere, nel senso che quando uno incomincia la strada, si iscrive all'ingegneria, sogna di laurearsi, progettare e realizzare opere che poi resteranno da vedere. E lui mi pare che abbia. E poi la visione lungimirante del futuro, che secondo me è la dote di ingegnere. Siamo di fronte a una persona, a un genere. Finisco ritornando all'inizio, al libro Venezia nei secoli. Io ricordo, ma lo sarà detto dopo, Miozzi non è veneziano. Quando viene a Venezia, viene in qualche modo folgorato da Venezia, resta e fa quello che ha fatto. Quindi il libro Venezia in secoli viene citato, viene detto che è un atto d'amore verso la città che lo ha adottato. Per questo motivo io credo appunto che noi, proprio per questo specifico motivo, noi ingegneri veneziani avevamo come un debito che oggi finalmente possiamo saldare.